Siamo riusciti. Grazie, sì, vedo che ce l'hai fatta. Ci siamo riusciti. Allora, io vi parlerò oggi dell'ecosistema intestinale. L'ecosistema intestinale è importante, è davvero importante, perché è il luogo dove c'è la maggior parte, la maggior densità di microbiota di un ecosistema. Questo è tanto vero che parliamo sempre più spesso dell'organo nascosto. Tutti questi batteri che popolano normalmente il nostro intestino sono stati dimenticati sino a poco tempo fa, perché comunque difficili da studiare, perché comunque non presi davvero in considerazione. E questa è stata una cosa grave, perché in realtà è curioso vedere come noi nel nostro corpo abbiamo più batteri che cellule, più batteri intestinali che cellule in tutto il nostro corpo. Il DNA totale di tutti questi batteri supera grandemente il nostro DNA, e questi batteri hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita e nella nostra salute, ruolo essenziale. Perciò per questo si parla di organo negletto, di organo nascosto. Quando e come si forma questo organo così importante, così nascosto? Beh, si forma alla nascita. Il feto e l'embrione sono sterili, assolutamente sterili. Alla nascita, sia che sia da parto vaginale o da parto cesareo, inizia la popolazione, la colonizzazione da parte di questi batteri, sì, del nostro intestino, ma anche della cute, appunto. Questa colonizzazione avviene nei modi più classici, appunto, con il contatto con la madre, con il contatto con gli estranei, con il cibo, e vedete che nel corso del primo anno assolutamente la colonizzazione avviene in modo fondamentale. Quali sono i batteri che colonizzano il nostro organismo? Beh, anzitutto i più importanti sono sicuramente il bifidobatterio e il lattobacillo, e questi sono, anche vedremo, sono considerati batteri buoni. Però ci sono anche una serie di tanti altri batteri che vengono a contatto con noi in modo preponderante. Vedete, questo è il numero logaritmico di batteri per grammo di feci, è un numero esageratamente grande, e questo è tanto vero ed è provato dal fatto che il 70% della massa secca delle feci è costituito da batteri morti. Questo è incredibile, nessuno lo direbbe mai, eppure è così. Come cambia questi amici che noi abbiamo e che assolutamente non conosciamo? Cambia la composizione di questi batteri, soprattutto, vedete, dalla nascita e nella giovinezza. Nell'età più avanzata cambiano meno la composizione. Fondamentale come proprio impronta digitale del nostro microbiota è anche il tipo di nascita. Se appunto, come dicevo prima, il parto è per via vaginale o per via cesareo, perché per via vaginale comunque il feto entra a contatto con sicuramente i lattobacilli, cosa che il feto non incontrerà mai all'inizio per via cesareo. Quindi questo sembra proprio il primo impulso importante. Il secondo impulso importante è sicuramente la nutrizione del feto, se viene tramite il latte materno o tramite il latte artificiale, e anche lì vedremo c'è un'assoluta diversità a favore dei batteri buoni che vengono dal latte materno, come già sappiamo, ma come è stato provato. Quali sono questi batteri buoni? Abbiamo già detto, sicuramente i lattobacilli e i bifidobatteri sono sicuramente quelli buoni. Quelli aggressivi sono altri, e qui li vedete elencati, soprattutto gli enterobatteri,
e alcune specie di Escherichia coli. È un problema avere batteri buoni e batteri cattivi dentro di noi? No, in realtà no, perché se sono ben bilanciati, se assolutamente questa bilancia è positiva ed è in equilibrio, non è un problema. Diventa un problema quando la bilancia va a favore dei batteri più cattivi, chiamiamoli così, e quindi diventa davvero un problema. Ma cosa fanno questi batteri e perché ci interessano alla fine? A parte per una questione meramente speculativa e di ricerca, ma in realtà, vedete, cioè qui sono segnati tra le cose che ci aiutano a disintossicarci, diciamo così. Sono davvero un organo funzionante questi batteri, perché vedete, questi batteri sono in grado anzitutto di metabolizzare e regolamentare il tenore di acidi grassi dentro il nostro organismo. Di più, sono fondamentali per la decomposizione fermentativa dei glucidi. Proprio partecipano attivamente nei nostri processi di assorbimento e di digestione, così come sono fondamentali per la deconiugazione degli acidi biliari. Gli acidi biliari sono tossici comunque per il nostro organismo, loro li deconiugano. Così come formano delle vitamine, vedete, ve le ho segnate, e sono fondamentali per il metabolismo anche proteico. Quindi questi batteri effettivamente hanno un'attività enzimatica e funzionano nel nostro corpo. E questo sta diventando sempre più evidente, tant'è che vedete, nel corso degli anni, queste sono la numerosità delle pubblicazioni apparse in letteratura scientifica su questi batteri. C'è interesse per il microbiota residente, c'è interesse e c'è anche una spinta commerciale proprio verso questo nuovo modo di fare salute, cioè di sfruttare quello che noi già possediamo pro domo nostra, quindi cercare di capire quali sono le corrette abitudini alimentari, ad esempio, che possano facilitare lo sviluppo della flora batterica buona, bifidobatteri e lattobacilli, e cercare di limitare quelle abitudini, soprattutto alimentari, che vanno a nutrire la flora, i microbioti residenti cattivi, tra virgolette. Questo sembra un bel dire, ma in realtà ci sono proprio studi scientifici che hanno dimostrato come i microbioti comunque centrino con la patogenesi di tante nostre malattie. L'evidenza più chiara, più acclarata e la prima è stata nella patogenesi del diabete. Diabete, patologia tanto diffusa, tanto destruente, perché dura nel tempo e perché dà complicazioni davvero problematiche, è ben noto a tutti che c'entra con la dieta. Certo, non era così evidente come la dieta va in realtà ad inficiare, anche va a causare dei cambiamenti nel microbiota intestinale, il quale causa una risposta. Si viene a formare una flora batterica più aggressiva, che causa infiammazione intestinale. Queste cellule infiammatorie intestinali non restano solo ferme lì nell'intestino, ma causano una serie di cascate dell'infiammazione con prodotti dell'infiammazione che entrano anche in circolo, creano una flogosi generalizzata, un'infiammazione generalizzata dell'organismo e quindi anche del pancreas. Infatti, nella sindrome metabolica, nei disordini metabolici sono caratterizzati da uno stato infiammatorio diffuso sempre presente. Sono caratterizzati da questo.
E il diabete alla fine può essere anche considerata tra una patologia infiammatoria. Si è visto che un ruolo a questa infiammazione diffusa che può portare al diabete, ce l'hanno sicuramente anche questi microbioti residenti. Come vi dicevo, è proprio una scala ascensionale quella che è stata descritta per il ruolo della dieta nel diabete. È sempre peggio, perché comunque il nostro organismo ha una il nostro organismo e gli organismi che abitano nel nostro organismo hanno un'assoluta capacità adattativa. Perciò più e più l'alimentazione diventa a favore di questi microbioti aggressivi, più infiammazione sarà presente. C'entra solo il diabete? No, ahimè, anche il cancro colorettale. È stato provato infatti come la mucosa dei pazienti, cioè l'intestino, il primo strato intestinale dei pazienti a rischio di cancro colorettale, siano comunque, questa mucosa sia comunque intrinsecamente colonizzata da batteri cattivi del genere Bacteroides o Enterobatteri. Questi sono batteri che comunque funzionano da vettori, vengono chiamati proprio drivers in inglese, sono proprio vettori verso il cancro colorettale. Si crea questa sorta di infiammazione cronica, così come nel diabete, anche qui si crea una sorta di infiammazione cronica, e l'infiammazione cronica è il presupposto di qualsiasi patologia tumorale, perché il tumore comunque è una crescita incontrollata che parte da un'infiammazione cronica. Su questa infiammazione cronica è stato provato che si creano i presupposti perché intervengano altri batteri patogeni, e tutte quelle mutazioni genetiche che sono effettivamente associate a cancro colorettale trovano il loro terreno di coltura proprio. C'entrano solo i batteri? No, no, perché nel cancro colorettale, come in tanti altri cancri, c'entra sicuramente l'alimentazione, quello di cui stiamo parlando. C'entra l'alimentazione perché, vedete, il cancro alla fine può essere considerato, oltre una malattia infiammatoria, anche una malattia genetica. Il cancro è caratterizzato da alterazioni genetiche. Alcuni cancri hanno alterazioni genetiche molto ben descritte, tipo il cancro intestinale, appunto. E queste alterazioni genetiche sono enormemente facilitate da un certo tipo di alimentazione. Vedete, sia sono facilitate da un certo tipo di alimentazione, ma sono anche mantenute da un certo tipo di alimentazione. Infatti, gli studi in vitro hanno evidentemente dimostrato come gli acidi grassi a catena corta promuovano assolutamente il cancro colorettale. Perché comunque interagiscono con tutto quel microambiente fatto anche di acidi biliari. Di più, questo è uno studio un po' datato ma molto ben condotto su tutte le pubblicazioni, che è una meta-analisi, su tutte le pubblicazioni che hanno preso in considerazione alimentazione e cancro intestinale, ed effettivamente è facile da leggere questa diapositiva, perché uno vuol dire quell'alimento non c'entra niente con quella patologia. Sotto l'uno vuol dire che è protettivo, cioè che se il soggetto mangia tanto pesce, ad esempio, è protetto da quella malattia. Sopra l'uno invece quell'alimento è sicuramente associato, insieme ad altri fattori, perché comunque il cancro è una patologia multifattoriale, è associato a insorgenza di cancro. Vedete, il pesce, come dicevo, è protettivo, pollame è neutro, la carne tende ad essere associata a cancro colorettale. Ma perché? Alla fine, perché?
E beh, perché va anche a interagire con quel microbiota resistente, facilita la residenza di microbioti patogeni, la carne. Di più, la carne cotta a temperature elevate, come alla fine la cuciniamo noi, provoca la formazione di sostanze che vanno direttamente a danneggiare il DNA. Un altro studio interessante ha dimostrato come i giapponesi, che sicuramente assumono meno carne di noi, trapiantati negli Stati Uniti, in realtà sviluppavano più cancro colorettale dei residenti in Giappone e cambiavano loro, evidentemente questi giapponesi cambiavano anche le loro abitudini alimentari aumentando l'introito di carne. Di contro, la frutta e la verdura. Beh, la frutta e la verdura, vedete, sicuramente è protettiva verso il cancro. Frutta e verdura sono protettivi. Ancora questo 0 e questo 1 che torna. Tenete presente che qui ci sono anche dei questo valore qui invece ci dice quanto per caso si è trovato quel dato. Comunque un'analisi statistica ci mostra come frutta e verdura siano protettivi. Quanto protettivi? Tanto protettivi, tanto perché noi potremmo ridurre il nostro rischio di cancro colorettale del 20%, che è davvero tanto, assumendo almeno 500 grammi di vegetali al giorno. Ora non bisogna demonizzare niente, non bisogna demonizzare la carne, e per carità, il cancro colorettale è e resta una patologia multifattoriale, quindi non è la carne che causa il cancro colorettale, è un insieme di fattori tra cui c'è anche la carne, perché favorisce l'insorgenza di un certo tipo probabilmente di microbiota, perché facilita l'insorgenza di certe mutazioni. Il messaggio importante è che se noi assumiamo sicuramente più verdura siamo più protetti, assolutamente. Altra patologia associata al microbiota resistente, chiaramente associata, non si sa perché. Qui non si sa perché, si ipotizza un perché, vi dirò perché, però non è ancora evidente, chiaramente descritto il perché, è la malattia infiammatoria cronica intestinale, sono patologie estremamente gravi, causate da infiammazioni croniche dell'intestino che possono presentare ulcere, sanguinamenti, sino a insorgenza di cancro, patologie multifattoriali, assolutamente, perché c'è sicuramente una componente genetica, ci sono fattori ambientali come il fumo, la dieta, certi farmaci, ma troviamo sicuramente anche il microbiota residente. Lo troviamo perché, e questo è provato, un certo tipo di flora residente nell'intestino interagisce in modo peculiare con il nostro sistema infiammatorio e assistiamo alla produzione di numerosi fattori dell'infiammazione. E come dicevamo prima, l'infiammazione cronica comunque può anche portare al cancro e può anche portare a queste patologie che sono patologie infiammatorie croniche dell'intestino, appunto. Restando sulla patologia cancro e microbiota, è necessario nominare l'Helicobacter pylori e il cancro gastrico. Il cancro gastrico, ancora una volta, è una patologia multifattoriale, come tutte le patologie carcinomatose, però questa scoperta apparsa con una semplice lettera di poche righe nel 1983 ha davvero rivoluzionato quello che tutti noi sapevamo relativamente allo stomaco. Lo stomaco per sua natura è acido e si riteneva fosse assolutamente sterile per appunto il microambiente assolutamente acido che presenta. Beh, non è così, perché oltre il 50% della popolazione
ha questo oggetto nello stomaco, che è un batterio gram negativo, che si chiama Helicobacter pylori. Nella maggior parte delle persone non fa niente, e questo è tanto vero che è un'infezione antica quella che noi abbiamo da Helicobacter pylori, perché questo Helicobacter pylori è stato trovato, sono state trovate tracce negli stomaci di uomini di Neanderthal. Quindi un'infezione antica che deve avere comunque degli aspetti di beneficio sia per il batterio che per noi, perché altrimenti si sarebbe risolta molto prima questa difficile convivenza. E invece, come per il microbiota intestinale, in qualche modo l'Helicobacter pylori deve avere dei benefici per noi. Quindi probabilmente è stato ipotizzato che ci possa proteggere da altre infezioni peggiori dello stomaco. Così come per l'Helicobacter pylori è una simbiosi. Anche l'Helicobacter pylori deve avere i suoi vantaggi, probabilmente per l'Helicobacter pylori i vantaggi sono la sopravvivenza. Però è anche vero, nella maggior parte dei casi, come vi dicevo, questa simbiosi alla fine porta a poco, perché la maggior parte dei soggetti, chiamiamo soggetti affetti da infezione da Helicobacter pylori, hanno semplicemente una blanda gastrite. Però in altri soggetti l'Helicobacter pylori è la causa di ulcera duodenale, è la causa di un 50% di ulcere gastriche, ma soprattutto è la causa di cancro gastrico, è stato chiaramente associato a cancro gastrico. Tutte le infezioni da Helicobacter pylori, no, evidentemente ci devono essere delle differenze che vengono dal self, da noi, non tutti siamo uguali e non tutti rispondiamo allo stesso modo, ma anche queste Helicobacter pylori verosimilmente ci sono dei ceppi più patogeni e dei ceppi più buoni. Provata è comunque la cascata, si è chiamata cascata di Correa dal nome della persona che l'ha descritta, appunto. Tutti i passi che vengono mossi dal nostro stomaco in presenza di infezione da Helicobacter pylori, da mucosa gastrica normale ad adenocarcinoma gastrico. Non prendiamo paura, perché comunque questa cascata, appunto, come vi dicevo, non è di pertinenza di tutti gli infetti, ma soprattutto è una cosa che dura più che decenni, assolutamente. Non è che una persona si prenda l'infezione e nel giro di un anno ha questa cascata, anche perché l'infezione verosimilmente viene presa con i giochi dei bambini, perché questo Helicobacter pylori si trova nelle feci delle mosche, perciò l'infezione viene presa in quel modo, e il cancro gastrico alla fine epidemiologicamente è una patologia dell'età veramente più adulta, quindi questa cascata dura decenni. Però questo è un dato di fatto. Come è un dato di fatto è che comunque in Italia il cancro gastrico è la seconda causa di morte, in Giappone è la prima causa di morte, e i tassi di mortalità sono alti. E altro dato di fatto è che nel 94 comunque l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro ha definito Helicobacter pylori come carcinogeno di prima categoria, come fumo e polmone. Perciò sicuramente in presenza di infezione da Helicobacter pylori è buona norma fare la terapia eradicante, che dura una settimana, di antibiotico banale, e ci togliamo dal pensiero il cancro gastrico. Cancro gastrico è solo causa di Helicobacter pylori? No, anche dell'alimentazione sicuramente, e anche della genetica. Alimentazione cosa? Insaccati prevalentemente e sale. Il sale è chiaramente associato a cancro gastrico, così come ancora una volta gli acidi grassi del cibo. Infatti c'è l'indicazione di cambiare
burro strutto e lardo con olio di oliva. Le strategie per prevenire il cancro gastrico ci sono, come vi dicevo, l'eradicazione dell'Helicobacter pylori, è una settimana di terapia antibiotica banalissima. La predisposizione genica, c'è sicuramente una predisposizione genetica ed è descritto un andamento di questa patologia nella famiglia. Si può cambiare il DNA? No, oggi no. Però il fatto di sapere che io ho una predisposizione genica a un certo tipo di malattia mi può portare a fare magari uno screening più frequente. Eliminare il sale è più che possibile, assolutamente. Quindi le linee guida alla fine per la prevenzione del cancro, che fino a pochi anni fa sembravano essere linee guida perché questi cibi vanno bene o quei cibi vanno poco bene, ma in realtà si sta vedendo che questi cibi c'entrano anche con i 100 trilioni di amici che non sapevamo di avere dentro di noi, che nonostante tutto quello che vi sto dicendo, che sono notizie ferali, continuo a pensare che siano amici, perché a fronte di un'alimentazione e di condizioni che favoriscano il benessere di questi amici, hanno la loro funzione assolutamente salutare per noi. Quindi, riassumendo un attimo, qual è la dieta ideale perché questi amici restino tali? Sicuramente è la dieta che comprenda più vegetali possibili, più frutta e più verdura possibili, più oligosaccaridi possibili. Vedete, ci sono proprio quattro gruppi benefici di cibi, e sono i cereali, quei vegetali della famiglia dei cavoli, il caffè e altri vegetali che contengano inulina. Un inciso: perché sono importanti queste fibre insolubili, l'inulina, gli oligosaccaridi? Sono importanti perché sono gli alimenti che vengono prediletti dai batteri buoni. I cosiddetti prebiotici sono considerati quattro, sono questi, e sono quelli che fanno crescere la flora residente buona. Sono trovati in frutta e verdura, e dobbiamo riconoscere che è da tempo comunque che si sa che questi cibi fanno bene, da molto tempo, perché nel 1907 questo signore ha pubblicato che in realtà la causa di tutti i nostri malesseri è l'intestino, perché l'intestino, secondo lui, ma non era così lontano dalla realtà, aveva qualcosa per cui poteva anche produrre, in presenza di alimentazione non adeguata, una tossina. Perciò lui proponeva di togliere il colon a tutti. Ora, non è il caso di arrivare a questo, è del caso di continuare a considerare questa flora residente amica. Dobbiamo solamente essere in grado di far capire che lo stato di salute è davvero un imbuto entro cui cadono la genetica senz'altro, il comportamento, ma l'ambiente alla fine è anche quello che mangiamo, e perciò questi batteri possono essere assolutamente amici o nemici, consideriamoli amici. Grazie. Grazie professoressa Cavestro. A questo punto, quelli sui slide ti predisponiamo il nostro computer.